Ciao, io sono Fabio Zanettello, lui è Pasquale Moro. Siamo a Villa Terzaghi, noi insieme abbiamo vinto Acqua di Chef 2020 e oggi faremo la mia cassolera ripensata per la sua pizza e sarà una ricetta da urlo. Un impasto per la pizza in pala, andiamo a idratarlo al 75%, vi insegnerò una tecnica per non ammazzarvi i polsi. Benissimo, eccoci qui. Abbiamo bisogno di 5 ingredienti. Farina, siamo su una media forza 280 di W. Abbiamo il nostro lievito fresco, il nostro sale, olio e acqua. Come abbiamo detto, questo impasto andiamo a idratarlo al 75%. Facciamo questo impasto. Farina, mettiamo tutta l'acqua, dopo vi spiego il perché, e mettiamo tutto il sale. Andiamo a fare dei movimenti con la nostra mano, ok? E facciamo in modo che la nostra acqua viene assorbita dalla farina. Giriamo, giriamo, non abbiamo paura. Come avete visto, abbiamo messo tutti quanti gli ingredienti all'interno della nostra bowl. Questa tecnica viene utilizzata in panificazione e viene chiamata autolisi. In pratica facciamo in modo che la farina assorba tutta quanta l'acqua e ci ritroviamo un composto dei nostri tre ingredienti, acqua, sale e farina, molto grezzo. Adesso lo facciamo riposare per circa 40 minuti in un posto fresco, intorno ai 22-24 gradi. Passati 40 minuti è pronto la nostra farina, con comodo ha servito tutta quanta l'acqua. Il nostro lievito lo sbricioleremo dentro il nostro impasto. Adesso andremo a fare dei movimenti che portiamo il nostro impasto dall'esterno verso l'interno in modo da andare a inserire e a sciogliere il nostro lievito. Il nostro impasto è abbastanza umido, mettiamo una goccia d'olio, continuiamo a massaggiare il nostro impasto dall'esterno verso l'interno. Adesso siamo arrivati alla fase dove andiamo a mettere il nostro impasto sulla tavola. E come vedete, adesso andremo a fare semplicemente delle pieghe. A me non piace lavorare con molta farina, mi piace lavorare sul banco. Perché? Perché questo movimento che io faccio, sbatto, arrotolo e porto verso di me, è quello che mi interessa, che mi faccia il giusto attrito tra impasto e il nostro tavolo, in modo da poter lavorare. Ok, ci siamo ragazzi, andiamo a depositarlo dentro una bowl oliata in modo che non si appiccica e mi raccomando, la bowl deve essere tre volte il volume dell'impasto perché il nostro impasto crescerà, se no lo troverete tutto quanto fuori. Mi raccomando, quando inserite i vostri impasti all'interno di una bowl cercate sempre di utilizzare una ciotola alta e stretta in modo che potete mettere in forza i vostri impasti. Adesso riposerà per circa 4 ore a temperatura ambiente, poi mettiamo sopra uno straccio e lasciamo un piccolo spazio per far sì che l'ossigeno comunque gira all'interno della nostra bowl, o mettiamo una pellicola bucherellata, poi andrete a inserirla all'interno del vostro frigorifero per circa 12 ore e il giorno dopo tirerete fuori il vostro impasto dal frigorifero e inizierete a dividerlo e fare le vostre palline. Per la mia idea ripensata di cassera sulla pizza c'è bisogno cotenna, verzino o va benissimo una salamella, e la costina, la verza, sedano, carote e cipolla per un brodo vegetale, il gorgonzola, sale e olio. Le parti più umili purtroppo sulla pizza non possiamo mettere orecchie, muso, sarebbero vietati. Queste, che sono due salsicce, le mettiamo qua dentro. La nostra salsiccia l'abbiamo messa in un'acqua bollente, leggermente salata e aromatizzata con i soliti ortaggi da brodo, cipolla, sedano, carota. Ricordiamoci che sono già abbastanza salati gli ingredienti che mettiamo dentro. Adesso passiamo al secondo ingrediente fondamentale, la nostra fantastica costina. Teglia da forno, un pochettino di carta forno, io in questo caso l'ho bagnata per dargli un filo d'umidità. Pulita la nostra connettività della costina, la parte che non cuoce rimane sempre in mezzo ai denti, è fastidiosa. Filo di sale, lo schiacciamo, un filo d'olio e adesso va nel forno. Posso usare lo stesso forno che userà Pasquale della pizza,
bello elevato di grado, perché poi andrò a cuocere a bassa temperatura. Mi raccomando, valvola chiusa del forno se è professionale, se è quello di casa a 250 gradi. Mi raccomando, stiamo facendo la rosolatura, quello che facciamo in padella. Cosa dobbiamo fare adesso, Fabio? Che prima che mi perdo. Cotenna, vuoi friggerla? No, gliela butto lì dentro e dopo sì, va nel forno anche lei e poi si friggerà. E dal nostro fantastico brodo vegetale tiriamo fuori la nostra cotenna e la nostra salsiccia o vergino lessato, lo appoggiamo qui e qua dentro alziamo la stessa fiamma del brodo e ci andremo a mettere le nostre foglie di verza. Non devo buttare niente, l'importante è che l'avete lavata e pulita. Tuffo, mi sono preparato una fantastica acqua e ghiaccio per lo shock, solamente per rilasciare il suo colore. Se noi la manteniamo calda si scurisce, diventa bruttina e non piace. Adesso delicatamente togliamo tutta la nostra fantastica verza da qua e la mettiamo in acqua e ghiaccio. Io adoro lasciare le verdure poco cotte, troppo cotte mi darebbe da verza lessa tipo ospedale. Siccome noi non dobbiamo avere questo risultato nel sapore finale, lo andiamo a frullare da croccante. Questo passaggio serve solo esclusivamente per il colore. Questo è un frullatore davvero molto veloce. Se voi dovete riprodurlo a casa e non avete un super blender, non fate altro che mettere in un colino quello che frullate poi. Togliete i pezzettini. Pasquale, mi passi del sale e la pompetta dell'olio, per favore? Così, direttamente. Un goccino. Chiudiamo il nostro blender. E partiamo. Vedete il fumone che sta facendo? È perché è davvero alto. Bene Fabio, vedo che qui hai quasi tutto pronto. Quasi. Allora, fantastica cotenna, la cotenna. Mettiamo, la fidanziamo con la costina. Adesso andiamo in forno, 80 gradi, 3 ore, 3 ore e mezza in base alla grandezza di quello che abbiamo. Anche a casa 80 gradi, qua cielo e suolo proporzionati, chiudiamo. Dopo le nostre 3 ore e mezza, la nostra costina e la nostra cotenna sono pronte. Cotenna, la stendiamo. A me piace farla in forme triangolari, così da sembrare le patatine fatte di mais. Ok? E andiamo a tagliarlo così, un po' grossolano. Non abbiamo dei problemi con le forme, eh? Poi abbiamo il nostro vergino, lo tagliamo come un cacciatorino, come quando tagliate il salame, no? Ok, e ce lo mettiamo qua. Passate le 12 ore, ci ritroviamo, come vi ho detto, con un impasto triplicato. Eccoci qui e lo troviamo a filo. Andiamo a ribaltare il nostro impasto sul letto infarinato. La nostra amica bilancia è quella che ci permetterà di avere tutte le nostre pizze uguali. E adesso andiamo a porzionare il nostro impasto. Andiamo a fare un calcolo bello, veloce, veloce. L'altezza della nostra teglia per la larghezza e lo dividiamo diviso 2 se vogliamo un impasto alto e lo dividiamo diviso 3 se lo vogliamo un pochettino più sottile. Andiamo a chiudere il nostro impasto a fazzoletto. Quindi andiamo a portare tutto verso il centro e in questo movimento cerchiamo di non togliere l'aria all'interno del nostro impasto, cerchiamo di tenerla il più possibile. Le nostre palline sono state formate, adesso le lasciamo riposare per circa 3 ore. Mi raccomando, copritele con uno straccio lievemente bagnato a una temperatura di 24-26 gradi. Se in casa non avete questa temperatura, mi raccomando, forno spento, sempre coperte e bene o male la temperatura ce l'abbiamo. Se invece siete in un ristorante o all'interno di un laboratorio, potete utilizzare magari un fermalievita. Passate le 3 ore, il nostro impasto, come vedete, è bello gonfio. Lo giriamo sotto sopra. Il nostro impasto si stacca bene dal nostro cassetto. Come lo vedete, si è attaccato uno con l'altro, ma va benissimo perché quando si appoggia uno con l'altro vanno in forza e si spinge verso l'alto ed è quello che noi vogliamo del nostro impasto. Siamo andati a dargli una piccola infarinata, adesso andiamo a tagliare il nostro impasto e qua andiamo a fare la magia.
Vi consiglio, se non siete molto 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 preparati, di mettere sopra un letto ben infarinato. Adesso la farina c'è, andiamo a girarla, andiamo a sistemarcela un pochettino con le nostre mani e poi due dita sul laterale, una pinzatina molto leggera, ok? Indici incrociati, andate con le dita molto larghe sul nostro impasto e andate a cercare di fare dei canali. Andiamo, lo prendiamo con una mano e andiamo a togliere tutta la farina in eccesso. Andiamo a prendere il nostro impasto, andiamo a metterlo sopra la nostra pala con molta molta attenzione. Andiamo a cercare di dargli una forma bella omogenea. Poi andiamo a mettere dell'olio sopra. Come vedete, ha conservato all'interno la nostra aria. E adesso andiamo a bucare il nostro impasto. Pronti per andare in forno? Siamo qui davanti al nostro forno, 280 gradi per circa 8 minuti. In questo caso faremo una precottura perché dopo andremo ad adagiare sopra gli ingredienti di Fabio. Delicatamente, in modo da non stirare il nostro impasto. Adesso chiudiamo, valvola chiusa, 8 minuti. A dopo. Prontissimi! La nostra pizza è pronta. Adesso la mettiamo nelle mani di Fabio, dove andrà a valorizzare il nostro prodotto. Fabio, la pizza l'abbiamo tirata fuori. Adesso vai a mettere sopra quello che vuoi. E ha bisogno l'impasto di altri 2 minuti per finire la sua cottura e amalgamare il prodotto che è tra la crema e il nostro impasto. La nostra salsa di verza che prima avevamo nel mixer, proprio leggera, la verza. Un po' in giro così, poi giustamente ognuno se la svuota, se la pennella, se la gira come gli pare. Noi la facciamo così. Nel frattempo io mi sono tenuto il mio verzino e la mia costina già sfilacciata da mettere. Lo vedete che dà quel senso di cotechino? Lo mettiamo qua sopra. Dopo, se vogliamo, ne aggiungiamo ancora un po' di crema, che a me piace molto. La costina la rompiamo con le mani. Pasquale, me la rimetti in forno un attimo per cortesia? Grazie. Adesso andiamo a inserirla dentro per 2 minuti, Fabio, e poi tutto quanto sarà pronto. E nel frattempo dei tuoi 2 minuti in forno io ho un'altra sorpresa. Il gorgonzola. Sapete perché? Perché nessun milanese finisce la cassoiera senza mangiare un pezzo di formaggio. Abbiamo ultimato tutti i nostri passaggi e andiamo a tirarla fuori dal forno. Adesso andiamo a soffiare le nostre cotenne. Diciamo, la nostra parte grassa. Bello come mi piace a me. Vai. Olio da frittura. Non vogliamo esagerare col bruciare e staccare, ma guardate che magia. Diciamo che è una cotenna soffiata, l'asciughiamo un filo. Mi raccomando, l'olio deve essere davvero alto, cioè 200, vedete che mi sono schizzato un pochettino. La cotenna si apre, tutti i suoi pori, tutte le sue parti grasse che gli sono state essiccate, le ributta fuori, così. Voilà, si va a accompagnare, parte croccante, la mia verzina. E la parte importante, che ogni milanese non lascia mai, è che la bocca le venga stracca se la sanno de vacca. Il nostro Zola, sempre con le mani, un pochettino regolare, così lo troviamo in tutte le fette che ci servono. A lei l'onore. Adesso stiamo tagliando bene la nostra pizza. Andiamo a controllare e vedere se va tutto bene. È un prodotto croccante fuori e morbido dentro. E gourmet sopra. Ragazzi, questa è la nostra proposta di pizza gourmet, mia e di Fabio. Pasquale Moro. Fabio Zanettello. Italia Squisita. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita. Grazie, ciao. Alla prossima.